Ciao a tutti amici di Toms, benvenuti in questo primo di una lunghissima serie di video che arriveranno dal Computex di Taipei. Siamo qui in fiera, io e Luca dietro la camera. Siamo allo stand di Cooler Master, in realtà nell'headquarter di Cooler Master, dove abbiamo avuto modo di vedere in anteprima alcuni prodotti. Qui di fianco a me c'è lo Shark X. È un case, nel caso ve lo stesse chiedendo, è un case completamente personalizzato, una sorta di pezzo unico da collezione, come potete vedere. Ve lo dico già, non pensate di poterci montare una build perché verrà venduto già assemblato. È il vincitore di un contest, assieme a lui c'è anche la Sneaker X, che è una vera e propria scarpa in cui è montato un PC, ma queste sono alcune delle novità che Cooler Master ha presentato. Andiamo a vederle. Partiamo da questo piccolo Mini TX, è il nuovo NR100 Max. Max perché, come da tradizione della serie Max di Cooler Master, oltre al case qui abbiamo integrato un sistema di raffreddamento e un alimentatore qui da 850 watt. Qui lo vediamo smontato e intanto ne approfitto perché in tutto questo spessore è presente il radiatore, quindi radiatore con ventola da 120 mm ma molto molto grosso. Qui si monta la scheda madre, abbiamo poi una ventola e per la scheda video c'è tantissimo spazio, come vedete tutta questa zona. Possono essere installate fino a 4 slot, schede video larghe fino a 4 slot, quindi anche le 4090, anche le personalizzazioni più impegnative. E tra l'altro Cooler Master inserisce un cavo riser PCI Express molto molto sottile, già preinstallato, in modo che non rubi spazio innanzitutto alla GPU e che non si debbano fare dei giri strani, delle curve strane. Il case è disponibile in 4 colorazioni, nera e grigia abbastanza classiche. Questo marrone, che sembra un po' ottone, molto particolare, molto carino se vogliamo, e poi quest'altro verde che vedete qui. E anche qui vedete un po' quelli che sono i vostri gusti, diciamo a me piace particolarmente questa sorta di verde petrolio. Comunque arriverà sul mercato nei prossimi mesi. Altra novità in ambito case è questo Cube 500 Flatpack. Flatpack perché, ve lo diciamo subito, ve lo facciamo vedere con le immagini, è un case tutto da montare, viene spedito piatto in una scatola completamente piatta, quindi ha due vantaggi diciamo questa cosa. La prima è che rende più divertente l'esperienza di montaggio del PC, la seconda è che di fatto vengono ridotti i costi di spedizione. Arriverà sul mercato a un prezzo molto competitivo perché parliamo di 99 euro per questa versione colorata che si chiama Macaron, l'ha chiamata così Cooler Master, che arriverà con due pannelli di colori diversi che potete combinare, e 89 euro per invece la versione nera, molto più sobria ma da un prezzo molto molto competitivo. Nel case si possono montare delle build abbastanza importanti perché ci sta una scheda madre ATX, adesso ve lo faccio vedere, l'alimentatore può essere montato, viene montato lì dove vedete la slitta, ma la cosa più interessante è questa, perché voi qui su questa slitta potete montare un altro radiatore e in quel caso ovviamente la paratia laterale non sarà in vetro temperato come questa, ma sarà in acciaio con una griglia. Ma se non volete montare il radiatore, potete semplicemente togliere questa e avere la vostra build completamente pulita. Altra particolarità di questo chassis è che non usa alcun tipo di vite, quindi è tutto a incastro diciamo, e che arrivando completamente smontato voi non dovrete montare il case e montare il PC, ma li monterete assieme. Questo è uno dei pannelli, come vedete ci sono anche degli accessori che si possono inserire qui. Questo è molto semplice in gomma per i cavi, ma Cooler Master ci ha detto che sono disponibili i blueprint, le misure di tutti i vari fori, quindi si possono anche stampare in 3D degli accessori personalizzati. A livello di alimentatori abbiamo qui tra le novità la X-Silent Series, qui ne vediamo due, sono degli alimentatori ATX 3.0 con il nuovo cavo 16 pin,
con la particolarità di essere passivi o semipassivi. Questo modello, come vedete, è senza alcuna ventola, viene raffreddato in maniera completamente passiva e arriva a 750 watt, quindi in realtà supporta anche build di fascia medio-alta. Questo altro modello invece ha una ventola RGB in questo caso, che gli permette di offrire una potenza fino a 1300 watt. La ventola comunque però rimane estremamente silenziosa, ha una rumorosità di 20 decibel e davvero è molto molto silenziosa, anche avvicinandosi praticamente non la si sente. All'interno di una build sicuramente non la sentirete. Tornando ai case, abbiamo qui due concept di Cooler Master. Partiamo da questo, che è per la fascia mainstream ed è una soluzione in realtà abbastanza classica. Vedete una build ATX con alcune però particolarità. Ha ad esempio una plate dietro con già l'installamento dei cavi prefatto, di modo che voi possiate collegare i cavi dalla scheda madre, dalla scheda video, dalle componenti ai connettori che sono presenti qui intorno e assemblare il PC più facilmente. Anche i tubi del raffreddamento a liquido sono leggermente più lunghi per aiutare nell'installazione della pompa. E poi una novità che ci hanno detto non essere definitiva, ma diciamo essere quella l'intenzione, è qui sul frontale dare al mesh una sorta di finitura ondulata con un'illuminazione RGB intorno. Elemento principale, forse a livello di case, delle novità di Cooler Master è questo. È un altro concept, dovrebbe essere il Max di nuova generazione. Come vedete è enorme, design a doppia camera, pronto per schede madri anche e ATX, con tutte le novità che abbiamo già visto sul TD500, quindi sul fratello minore. Ha quella plate posteriore che permette di collegare i cavi facilmente quando si monta il PC, supporta GPU ovviamente in verticale anche molto grandi, e offre questa sorta di design, queste feritoie che ci hanno detto richiamare quello che è il design del quartier generale di Cooler Master. Anche in questo caso abbiamo un sistema che arriva quasi pronto, vanno solo inseriti i componenti. Abbiamo chiacchierato con il lead designer del progetto, che ci ha detto di riuscire a montare il PC in un quarto d'ora o poco più, perché bisogna solamente installare la scheda madre, installare la scheda video e collegare i cavi. Ci sono tre ventole da 140 mm sotto, il design è a camino, quindi l'aria entra sotto ed esce sopra, due ventole da 200 mm in estrazione sopra, due ventole da 120 dietro, e il davanti è un unico pannello LED che fornisce questa sorta di illuminazione quasi come se fosse una luce da studio. Il processore invece è raffreddato da un radiatore da 420 mm. Anche la I/O, come vedete, è molto ampio. Abbiamo una USB-C che supporta anche la ricarica dei dispositivi, 4 USB-A, i classici connettori jack per cuffie e microfono. Chiudiamo questo tour con un altro giro di alimentatori. Come vedete ce ne sono parecchi. Abbiamo tante novità, sia in formato ATX sia in formato SFX. Sono tutti alimentatori ATX 3.0 con il nuovo cavo. Tra l'altro il nuovo cavo, ve ne faccio vedere uno qui, ha questa la testa a 90 gradi ed è stato fatto in maniera un pochino più flessibile rispetto agli standard, proprio per evitare i problemi che ci sono stati purtroppo con le nuove schede video di Nvidia e il connettore. Tra gli alimentatori il più interessante forse è questo SFX, che arriva fino a 1300 watt, è certificato 80 plus platinum, e come vedete, mi avvicino un po' così lo vedete meglio, i connettori sbordano, ma ci hanno detto che comunque rimaniamo nella specifica SFX, quindi in un case mini TX non serve il supporto ad alimentatori SFX-L, questo dovreste riuscire a metterlo comunque. Altra novità invece nel formato ATX è questo, pesa un sacco, è il nuovo Cooler Master V Platinum V2, come suggerisce il nome è certificato
80 Plus Platinum e ha una potenza fino a 1600 Watt, quindi potete alimentare letteralmente qualsiasi configurazione moderna. Chiudiamo il nostro tour con due chicche abbastanza particolari. Il primo è questo, è il Cooler Master Cooling X. È un sistema all-in-one con il sistema di dissipazione che vedete qua. E fondamentalmente è molto più semplice di quello che sembra. Il raffreddamento è affidato tutto ai due pannelli laterali, dove ci sono dei radiatori di alluminio di dimensioni abbastanza importanti, e le due ventole sono, che vedete, sono le uniche due ventole presenti nel sistema. È una configurazione che arriverà sul mercato tra 6-7 mesi circa, anche in vari ovviamente tier, ma quella che vediamo qui è di fascia molto alta, perché abbiamo un 7950X3D, quindi Ryzen di ultima generazione, e una RTX 4080. È molto compatto perché siamo sotto i 15 litri come case. Abbiamo tra l'altro qui sopra il pannello I/O nascosto da un piccolo sportellino che mette in mostra le porte della scheda madre e anche le antenne del wifi, vediamo qui. E non sappiamo il prezzo, che ovviamente dipenderà dalla configurazione scelta, ma sicuramente non sarà particolarmente economico. Ultimo elemento di questo boot di Cooler Master, dalla presentazione di Cooler Master, è in realtà un mock-up di quella che potrebbe essere la prima GPU con un sistema di raffreddamento dell'azienda. Questo design è stato fatto in collaborazione con PNY e monta due ventole Mobius da 120 mm, quindi ventole di ultima generazione, è una RTX 4090. È un esperimento senza dubbio interessante che speriamo arrivi sul mercato magari in dimensioni un po' più compatte, perché la scheda qui purtroppo è fissata, non posso alzarla per farvela vedere, ma occupa quasi 5 slot, se non addirittura 5 slot pieni, quindi diventa davvero un problema inserirla in un PC se non si ha un case di dimensioni davvero grandi. Vediamo nei prossimi mesi cosa succederà. Io intanto vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale. Qui sotto trovate i capitoli con tutte le varie cose che abbiamo visto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!